Il benessere all'Aquila, il ciclo di incontri per conoscere il valore degli alimenti e prodotti del territorio per la salute, conclude il primo ciclo di incontri. L'iniziativa è stata organizzata dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, con l'assessorato al turismo del Comune dell'Aquila e l'associazione Le Vie dello Zafferano. Il legislatore regionale, attraverso la previsione di una regione denominata Regione del Benessere, ha inteso attribuire all'ARTA Abruzzo la competenza all'attuazione di questa progettualità che è multidisciplinare, e sia l'alimentazione, gli stili di vita sani, un ambiente sano e pulito per permettere un'elevata qualità della vita degli abruzzesi, ma anche dei turisti che verranno nella nostra regione. Un viaggio alla conoscenza del valore intrinseco della qualità dei prodotti del territorio, zafferano, tartufo, olio, legumi e tanto altro, tutti prodotti presenti nelle casette del benessere al centro del mercatino di Natale dell'Aquila, aperto fino alla Befana. La presenza in L'Aquila di queste casette del benessere sono del mercatino, sono la possibilità per poter presentare le eccellenze dei prodotti tipici aquilani, che sono moltissime, di grande qualità e soprattutto anche di grande salubrità, perché sono prodotti tra l'altro che contengono principi attivi ed altri che permettono veramente l'attuazione di un concetto di benessere oltre che di sana alimentazione. Il riscontro che abbiamo avuto in queste settimane, da parte anche del pubblico, io parlo del pubblico che ha frequentato i nostri mercatini, in modo più specifico quelli proprio relativi alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici, è stato un pubblico che sicuramente ha dato, un riscontro interessante. Intanto si è trattato di consumatori attenti che sono venuti proprio alla ricerca di quello che il nostro territorio è in grado di offrire. È proprio un'esigenza che proprio il consumatore avverte, quello di essere consapevole, di conoscere quello che sta consumando, di conoscere quelle che sono le proprietà e l'origine anche dei prodotti che noi possiamo offrire. Le caratteristiche e i segreti dei prodotti del territorio sono raccontati in una brochure, simbolo dell'iniziativa, in cui sono presenti anche alcune ricette della tradizione dello chef William Zonfa, il quale, al termine di ogni incontro su alimentazione e benessere, ha realizzato degli show cooking con gli alimenti tipici. E il legame che deve essere ripristinato, che deve essere riallacciato fra la realtà territoriale e il prodotto locale, non è soltanto un aspetto economico, che pure ha la sua importanza, non è soltanto l'aspetto sociale di riappropriamento da parte del cittadino della sua terra, ma anche una valenza, diciamo, sanitaria, quindi di salubrità.